30 aprile 1950. Viene fondata al Teatro Adriano di Roma, durante un'assemblea generale, la CISL. L'assemblea, formata dai delegati della Libera CGIL, della FIL, Federazione Italiana dei Lavoratori, e dell'UFAIL, Unione Federazioni Autonome Italiane Lavoratori, vota all'unanimità il patto di unificazione delle forze sindacali democratiche. Nasce la Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori. Il 30 aprile del 50, in una grande manifestazione al Teatro Adriano di Roma, si sigla il patto unitario e nasce la CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. C'è chi dice che la CISL prima nasce e solo più tardi si dà una ragione di vita, un programma concreto. In realtà, fin dai primi anni, la CISL tende a realizzare i punti concordati nel patto costitutivo dell'Adriano, dove la tradizione sociale cristiana, ereditata da Toniolo e Murri, si era incontrata con la cultura pragmatica dell'unionismo nordamericano e col modello laburista delle trade unions inglesi. Le due culture, italiana e anglosassone, sulle quali si innesterà non senza fatica anche uno storicismo marxista di taglio però occidentale e moderno, daranno tutto sommato un carattere anomalo alla presenza CISL nel panorama sociale e politico del nostro paese. L'attività comunque comincia subito. Si impostano nel nuovo sindacato i discorsi dell'autonomia, del pluralismo, della laicità confessionale, di un'azione non ristretta all'azienda ma in ogni modo eminentemente rivendicativa e contrattuale. Con un dato in più, una visione ottimistica per cui si pensa che allo sviluppo economico e al progresso tecnico debba corrispondere come naturale conseguenza anche un maggiore equilibrio fra le classi sociali sempre meglio rappresentate dal sindacato. Un modo di vedere che nel tempo incontrerà dure contestazioni.